Ciao ragazzi, ben ritrovati dal vostro anti-youtuber. Domenica, festa della Nord, aperta a tutti gli interiste, tifose, simpatizzanti, supporter all'Inter Club, ai cani sciolti, ai gatti legati e a Cristina D'Avena. Un attimo, ci risiamo. Allora, domenica festa della Nord, ragazzi, non siate timidi, aperta a tutti, San Siro, tra lo stadio e il B&B, il famoso B&B dove si era fatta la coreografia. O è stato sceso il telo copricurva, anzi copri B&B dell'anno dello scudetto, quindi quando non si poteva entrare allo stadio la Nord aveva manifestato il proprio calore, la propria passione, il proprio amore tramite quel famoso B&B che ormai è diventato celebre. E un altro appuntamento importante, quindi cercate di esserci tutti ragazzi, tutti, perché molti mi dicono no, ma io non faccio parte di nessun gruppo, non significa niente. La curva è un covo di interisti, non si fa discriminazione. Se fai parte di un gruppo, magari sei più organizzato per le trasferte, eccetera, eccetera. Ma se ti vuoi muovere in totale autonomia, puoi sempre frequentare la curva, puoi sempre essere un frequentatore, parte integrante della curva, ragazzi. Le cose non sono collegate strettamente. Altro discorso, giovedì, perché tutti, adesso parliamo di Lukaku, giovedì suonano cugino, abbiamo Marco Barzagli, chi più di lui, che è stato uno dei migliori amici, dei più grandi attaccanti dell'Inter, da Adriano a Ronaldo, eccetera, eccetera. Quindi chi come lui ci può spiegare del ritorno di Lukaku, ci può spiegare, ci può magari far trapelare qualche scoop, qualche umore, qualche pensiero di questo Lukaku che ritorna con la coda tra le gambe. Quindi giovedì non ho cugini, saremo io e ovviamente Diego, e oltretutto ci sarà Marco Barzagli, quindi non spareremo cazzate, avremo un giornalista iscritto all'albo dei giornalisti, avremo un giornalista che vive, non dico H24, ma quotidianamente la Pinetina e il mondo Inter, quindi lasceremo parlare lui, perché noi in confronto a lui per quanto riguarda le informazioni siamo meno di zero. Capitolo Lukaku, tutti ieri notte a aspettare, finale, ho visto gente finale 4, finale 5. La cosa che mi compiace è che non c'era gente con i vestiti della curva Nord, quindi è stato accolto l'appello della curva, quindi anche i tifosi che non vogliono, non la vedono, non la pensano come la curva, e hanno tutto il diritto, perché la curva non è che ha la verità, è un oracolo che deve, ogni cosa che dice bisogna per forza 10 milioni di tifosi interisti pensarla come la curva. Però apprezzo che sono andati ad accogliere Lukaku, che non si è presentato oltretutto, e quindi notte insonne senza motivo, e comunque hanno rispettato il desiderio della curva di non mostrare i vestiti, i colori, le sciarpe, le magliette targate CR69. Quindi giusto che vadano ad accoglierlo, l'importante è che hanno rispettato la volontà del cuore più caldo del tifo nerazzurro. Per il resto ragazzi, andare ad aspettare Lukaku può fare anche bene a lui moralmente, perché non si aspetta questo, cioè magari si aspettava un ambiente più ostico. Diciamo che quella situazione è borderline. La curva non gli ha steso i tappeti rossi, mentre i tifosi, tra virgolette, normali, comunque gli hanno fatto capire che per noi è importante. Diciamo che è quel bastone carota che gli servirà da stimolo, perché farà di tutto per riconquistare i tifosi, anche se ragazzi non c'è nulla da conquistare, è un operaio, viene pagato dall'Inter, un operaio, quindi se produce, se deve fare 100 parabrezze al giorno e ne fa 100 al giorno o 120, noi lo apprezzeremo come operaio. Poi certo, se ci fa vincere Champions League, campionato, Coppa Intercontinentale, eccetera eccetera, magari un ti voglio bene glielo diremo. Comunque, a parte gli scherzi, Lukaku non è tornato, già vi ha suonato. Mi dispiace per tutti quelli che sono andati fuori l'aeroporto. Ragazzi, imparate ad andare a muovervi, a fare notte insonni per le trasferte. Non voglio insegnare niente a nessuno, però vorrei che tutta quella voglia di fare notti insonni, sacrificarsi e rinunciare a ore di sonno vengano impiegate per andare a tifare l'Inter in trasferta, anche se non viene Lukaku, anche se non c'è Lukaku, anche se in attacco giochiamo con Correa e Sanchez. Passo e chiudo. Viva l'Inter, ragazzi! Domenica, festa della Nord, andate sull'Urlo della Nord, c'è il comunicato che avete tutte le informazioni sul canale ufficiale Curva Nord, c'è stato il video di Renato, c'è stato il video di Nino, quindi andate ad ascoltarli. E mi raccomando, domani, e chi non viene un figlio di...
e chi non viene va a vedere il Milan. Quindi domani mi raccomando, non ho cugini, ore 22 con Marco Barzaghi. Iscrivetevi pure a sto canale. Ciao!